questo video è veramente difficile. Primo perché la mia nonna prima di partire mi ha fatto fare colazione a pane, vino e zucchero. Messa lì una mina micidiale. Io solo mi è passata ieri sera dopo 3 giorni. E secondo perché qui a Ravenna c'ho un monte di nomi difficili. Teodora, Teodorico, Galla Placidia. Oh, ma per ricordarmi Galla Placidia e me lo do schiere in fronte. Ma andiamo per ordine. E comunque io gliel'ho detta alla mia nonna: nonna, guarda, gli è pericoloso tagliare il pane così e ci si buca lo sterno, sta attenta. Dice: no, a miei tempi si taglia così. Boh. Ravenna è senza dubbio una delle città più importanti della storia d'Italia. E non solo perché qua c'è seppellito il grande Dante Alighieri. Oddio, qui sommo lo venerano, lo trovi ovunque, per le vie, per le strade, nei ristoranti, negli astucci. Pensa che ogni giorno che Dio mette in terra, alle ore 18, davanti al suo monumento funebre, viene recitato un canto della Divina Commedia. O virtù somma, che per gli empi giri mi volvi, cominciai. E appena finito il canto suona la campana del poeta 13 volte a ricordare il 13 settembre, giorno della morte del grande poeta fiorentino. Ma come dice il titolo di questo video, Ravenna è stata capitale per ben 3 volte. Oh, 3 volte sono tante, Capitale dell'impero romano d'occidente, capitale del regno ostrogoto e dell'esercato bizantino. In pratica, tutte le volte che arrivava un nuovo popolo, un nuovo regno, Ravenna ne diventava il simbolo, ne diventava la capitale. Ma perché? Per via della sua posizione incredibile, Ravenna era protetta da una parte dal mare e dall'altra dalle palude. Era praticamente impossibile conquistarla ed attaccarla. Pensa dove oggi si trova la frazione di Classe. Una volta c'era una delle flotte più importanti della nostra penisola. La parola classe infatti deriva dal latino classis, che significa flotta. Ravenna aveva quindi il suo porto. Ravenna era stata costruita sull'acqua proprio come Venezia, e alcune tracce di quella conformazione si possono vedere ancora oggi. All'interno della chiesa di San Francesco c'è la famosissima cripta allagata, con tanto di mosaici e pesciolini rossi. Che fortuna, non c'è nessuno, di solito c'è una coda incredibile. Oh, ricordati di portarti un euro, se no non tu vedi nulla, Hai visto il lavoro? Si chiama Mizio Pasco, vieni qui con la canna a pesca, fai voto. Il voto fa! La testimonianza però più importante che abbiamo di quel periodo così florido sono gli 8 monumenti paleocristiani, che adesso non starò ad elencarti, se no ti pigli un ictus e tu mi va di barta, ma se li guardi attentamente, tutti e 8 hanno una caratteristica in comune molto particolare. Da fuori non sembrano questo grande. Anche. Cioè, te t'arrivi, tu vedi e tu dici: lì c'è una chiesa, lì c'è un monumento importante, ma non ti aspetteresti mai di vedere all'interno questa meraviglia. I mosaici di Ravenna, di San Vitale, del battistero neoniano, ma sono incredibili, ti verrebbe voglia di pigliare il cappello, buttarlo per l'aria e dire: oh, si ha tutto a casa, basta, è finita. A pensare soprattutto che questi mosaici risalgono addirittura prima dell'anno 1000, qui siamo nel V-VI secolo, e allora chi l'ha fatti? Come hanno fatto a farli? Quanto ci hanno messo per farli? Io a tutte queste domande purtroppo non ti so rispondere, ma una cosa te la so dire. Questi mosaici sono tra i più belli, tra i più estesi e tra i meglio conservati che ci sono nel mondo. Buoni, gli strozzapreti, ma mi ha preso un sonno. C'è chi ha avuto il coraggio di definire questa città come la città del silenzio, come un posto vecchio, morto addirittura. Triste e dolce silente, scrisse Oscar Wilde a proposito di Ravenna. Ma i ravennati non sono mai stati troppo d'accordo su questo, tanto che nel 1937 fecero scrivere sul loro stemma Felix Ravenna. Felice Ravenna, certo, felice Ravenna! Con questa storia, come puoi non esserlo, dico io.